Buonasera. Buonasera a Buonasera. tutti. Buonasera. Buonasera. Non iniziamo, per favore. Ecco, sapevo già. Ecco, sapevo che mi toccava. Tutte le volte, dottoressa, mi tocca. Ma io non tocco nessuno. Si Si può spostare con quelle mi mani sposto, sporche? ma volentieri, volentieri. Glielo dico subito fin da ora. Non Dello ho stronzio. stronzio, non ho ferro, non ho palladio, non ho neanche altre. Bene, dopo aver esaminato nuovamente le vostre cartelle. Potrebbe parlare un po' più piano, molto mal di testa oggi. Non guardarmi. Ma cosa mi guarda che non la sto toccando? Dio, com'è impertinente. Si può spostare per piacere, che sporco. Ma sarà sporca lei che non si lava con l'acqua. Bene, signor Giacigli. Sì, mi dica. Ci racconti la sua giornata di ieri. Più piano, per favore. Praticamente sono andato al lavoro e poi sono tornato a casa. Sì, solitamente quando torno a casa guardo dei film. Sì, ma noi vogliamo conoscere degli elementi utili ai fini della terapia. Di conseguenza, lei ci dica in particolare quando ha assunto i farmaci. No, ma io i farmaci le ho già detto che non li assumo. Li ho assunti, però mi ha provocato una forte diarrea. Beh, e tuttavia, al di là di effetti collaterali. Non so, mi causa molta sonnolenza e questa cosa mi fa stare veramente male, Ecco, praticamente. l'obiettivo dei farmaci nel suo caso è stimolare non la sonnolenza, ma l'abitudine al sonno e al riposo. Io non voglio dormire, lo sai che se la gente dorme può morire, ci sono mille motivi per non dover dormire. Signora Tempesti, non simuli la solita crisi respiratoria, non la facciamo uscire. Non sto simulando. Finché non è finita la seduta terapeutica. Posso chiedere un favore? Sentiamo. Parli a voce un po' più bassa. E lei mi stia lontano. Non ho ferro. Possiamo procedere o dobbiamo ricominciare tutto da capo? Comunque, ho fatto un forum, Il bello del non dormire, dove do consigli su come non dormire e perché la gente non dovrebbe dormire. Poi ho cercato di entrare in una radio locale, ma è stato un dramma perché mi hanno fermato. Volevo dare la notizia a tutti quanti di non dormire, però è andata malissimo purtroppo. E mi sono arrivate altre due denunce. Queste informazioni che lei ci sta dando sono totalmente inutili ai fini terapeutici. Io devo capire come lei si è alimentato, se ha assunto i farmaci nella corretta maniera e se effettivamente è riuscito ad avere il riposo necessario perché la cura possa avere il suo effetto e il suo decorso. Guardi, non ricordo di preciso quando li ho presi, comunque li ho presi e insieme subito dopo ho preso il caffè, il guaranà, e poi ho creato un miscuglio di fenilalanina e non ricordo che cosa, la prima cosa che ho trovato, vitamine varie. Ecco, lei però non deve abusare degli amidacei. Ma io non. Perché gli amidacei hanno un effetto contrastante rispetto alla terapia. Li prendo apposta, In mi. quanto ritardano l'assimilazione. Io non voglio dormire, mi fa stare male, cioè, ho anche i sogni lucidi, io sono fermo, paralizzato e vedo che gli alieni che mi rapiscono Anche lei vede gli alieni? sì, Esistono ma veramente? basta! Sì, non lo so, cioè no, è un Allora, signor sogno. Malkovich, non Markovic. ricominciamo! Gli ho già comunicato che l'alieno non esiste! È qui tra noi, però. Ciao, È ciao. frutto della sua Ciao. immaginazione! E poi vedo i ladri che mi squarciano la pancia mentre io sono a letto. Io non voglio più prendere questi medicinali, la prego. E poi mi fanno venire la cacca, come ho detto. L'amidaceo è insolente nei confronti dell'attività intestinale. Di conseguenza, assolutamente
assolutamente lei deve interrompere l'assunzione di Amidace. Ma come faccio a non dormire? Signor Giacigli, l'obiettivo della terapia è ristabilire un buon equilibrio metabolico e un corretto riposo. Di conseguenza lei dovrà... Dovrò? Attenersi alla prescrizione senza interpretazioni personali, di modo che ella possa raggiungere lo stato di sonnolenza e di assopimento. No, assopimento no! Oddio, lascio! La prego, veda come mi rende una bestia, un animale. La smetta! Se continua sarò costretta a chiamare gli infermieri. No, la prego. La prego, no! Va bene, vuoi un po' d'acqua? Probabilmente un vostro intervento tenetevi a portata di mano. Ai suoi ordini, signorina. Sto bene. Perché la signorina della bianca intima qua mi vuole dare le cose sue. Oddio! È svenuta! Allora, io non capisco... Aiuto. Con quali obiettivi voi dovete tormentare gli altri pazienti, i vostri colleghi, quando in realtà la seduta terapeutica collettiva è stabilita per condividere. Oh, sono, non voglio dormire. Però mi è sparita la chiazza in faccia, signorina, se ne è accorta? Ma la letto era sporca. Allora io desidero che la seduta non si dissolva in queste quinquillacchere, cortesemente. Ma non è che avete un medicinale che proprio mi fa abolire lo stimolo del sonno, cioè che fa in modo che io non abbia proprio bisogno di dormire? Signor Giacigli, Ma perché devo morire? Scusa. Allora, c'è stato comunicato dalla questura che ieri lei ha ricevuto una gravissima denuncia. Di conseguenza non divaghi, venga al punto. Non voglio dormire, sto bene, siete voi che avete dei problemi. Cosa è accaduto ieri? Ma niente. Perché l'hanno portata in questura? Ho provato a prendere la macchina e praticamente ho fatto una mezza strage, ma è colpa del medicinale che mi ha fatto addormentare. Quindi ha dormito? No! Lo vede! Non voglio dormire, quei poveri polli.